fuori scusa. Provate di nuovo a parlare. Adesso come va? Sentite meglio? Sì. Un pochino meglio, grazie. Allora, perfetto. Allora, benvenute e benvenuti a tutti, grazie molto per la pazienza. Siamo molti, questo è un po' che farci piacere, abbiamo potuto cambiare aula e ringraziamo ancora di più la preside Arianna Musig, l'organizzazione e l'ospitalità. Diamo il benvenuto a quella che è questa assemblea pubblica e adesso vi vedremo più dettagli, però questo è un ringraziamento molto generale e sentito per la risposta forte e pronta. La giornata pomeriggio di oggi funzionerà così: ci sarà una prima parte in cui ci saranno delle relazioni da parte di Francesca, di Lucia, rispettivamente moglie e mamma di madre di Khaled, e poi dell'avvocato delle legali di famiglia. Adesso presenteremo tutti gli avvocati. Scusate, io non mi sono presentato, sono insegnante di filosofia, mi chiamo Sari Macchetti e farò insieme a Lucia, uno studente di storia e antropologia delle regioni dell'indirizzo alla storia moderna e contemporanea, faremo alla moderazione. Passo subito la parola a Luca che modererà e gestirà questa prima parte. Di nuovo ancora molti ringraziamenti alle autorità, Sabrina di Sari di Bogo che è stato scelto dalla famiglia per cominciare oggi a dire quali sono le cose che sono successe. Ringrazio ancora in particolare alla rettrice ovviamente e poi alla direttrice, alla preside della facoltà di lettere e filosofia di Arianna Musig, preside di lettere e filosofia all'interno del quale c'è il corso di studi presso Costituzione. Adesso prendo tutti i parte di formazione. Passo la parola a Luca per la prima parte della conversazione. Buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere qui oggi in quest'aula, un'aula della facoltà di lettere e filosofia dove Khaled studia e dove si è deciso di informare i colleghi, le colleghe di Khaled, la comunità studentesca della Sapienza, il mondo accademico dell'Ateneo e tutta la società civile che c'è qui oggi. Appunto quella di oggi vuole essere un'assemblea dove si lasci spazio alla famiglia di Khaled nel raccontare tutta la situazione fino ai suoi sviluppi più recenti. Infatti sappiamo che Khaled oltre ad essere studente qui alla Sapienza di questa facoltà è anche un cittadino palestinese che sappiamo essere detenuto da settimane dalle autorità israeliane senza neanche un'accusa e non potendo sentire i suoi avvocati. Modalità che violano ogni principio di garanzia dei diritti civili e politici e dell'equità del processo e dell'arresto arbitrario. Che appunto sono diritti riconosciuti dal diritto italiano, europeo e internazionale. Speriamo che con questa giornata, con questo spazio, ci sia attenzione a un caso che merita un'attenzione che è stata data a casi analoghi. Facendo in modo che il lavoro che stanno facendo le autorità italiane continui con progressione per richiedere la fine di una detenzione ingiusta e la fine della carcerazione. La fine della carcerazione di quello che è uno studente di questo Ateneo, di questa facoltà e un cittadino italiano. E detto questo passo la parola a Francesca, la moglie di Paolo. Disponibilità ad accoglierci, che è una cultura molto importante per noi familiari.
fatto precedentemente, questo è un momento sotto la condivisione. Un momento di riflessione pubblica rispetto alle vicende che ci stanno coinvolgendo, ma che coinvolgono in prima persona il nostro caro studente del Dipartimento di Studi Orientali, che dal 31 agosto si trova ad affrontare da ormai 15 giorni la prigionia nelle carceri israeliane. Ringrazio quindi tutte le persone, gli studenti, i docenti presenti e coinvolti e le realtà presenti. Quando in alcune occasioni, nei giorni scorsi, ho utilizzato la frase «siamo travolti dalla solidarietà», avevo solo una lontana percezione di quello che sarebbe stato oggi, di quello che materialmente stiamo vedendo oggi in quanto a partecipazione. Quindi ancora grazie, questo ci tengo a sottolinearlo, questo sarà un momento importante per la costruzione di quello che sarà il comitato che darà il lancio a tutte le iniziative che seguiranno. Un comitato a guida familiare che darà un certo impulso nella direzione che a noi tutti interessa, quello di portare in libertà il nostro caso. Vi perdonerete, inoltre, se farò ricorso alla lettura per ricostruire soprattutto gli eventi così come si sono svolti quel giovedì ormai 2 settimane fa, in modo da poter essere il più esaustiva possibile, non perdere importanti dettagli. Allora, inizio col dire che questo viaggio è stato a lungo desiderato e Khaled aveva anticipato me e nostro figlio di un paio di settimane per verificare in Palestina le procedure per la registrazione all'anagrafe del nostro matrimonio e della nascita di Kamal. È stata occasione di far visitare ai familiari, abbiamo trascorso innanzitutto dei momenti sereni. È stato il 31 agosto, quindi dopo 2 settimane trascorse in Palestina, e ci siamo diretti al valico di Allenby per rientro in Italia. Khaled ci accompagnava e sarebbe rientrato in Palestina dopo la nostra partenza per poter finalizzare tutti i documenti per la ricongiunzione familiare. Ci trovavamo quindi intorno alle 9:30, io, Khaled e il nostro bambino nell'area di pertinenza israeliana. Per chi non lo sapesse, il valico di Allenby è un breve tratto di passaggio diviso in 3 parti. Una parte di pertinenza dell'autorità palestinese, una parte a controllo israeliano e un'altra parte a controllo giordano. E dopo i consueti controlli dei bagagli e dei documenti ci è stato chiesto di aspettare. Successivamente a più riprese poi sono stati ricontrollati i bagagli a mano sulla strada GX. Mentre continuava a più riprese di chiesto a Khaled di avvicinarsi e allontanarsi, quindi di avvicinarsi al controllo bagagli e poi di tornare a sedersi assieme alle persone in attesa. I nostri bagagli a mano contenenti i nostri effetti personali c'erano stati sottratti, telefoni inclusi, pertanto non ho precisa contezza dell'orario. Ricordo però che l'ultima volta che da una guardia di frontiera è stato chiesto a Khaled di alzarsi e raggiungere il nastro, approssimativamente intorno alle 11, quest'ultima lo ha ammanettato con i polsi incrociati davanti al bacino, davanti agli occhi increduli di mio figlio di 4 anni e miei, nonché di tutti i presenti, in attesa di poter riprendere il loro percorso. Non è chiaro, tra l'altro, se non ci chiude le manette, sia altrettanto rimasto impresso nella memoria di nostro figlio. Questa è una cosa che ancora non mi è chiara.
fatto questo, dopo questa scena, le mie domande sul perché avevano ammanettato mio marito lo stavano traducendo altrove, non ho avuto riscontro alcuno. Piuttosto mi è stato intimato di restare seduta e di aspettare. Dopo circa mezz'ora un addetto al personale ha accompagnato me e il bambino in uno spazio denominato Vip Lounge e ci hanno chiesto di aspettare lì. Successivamente sono arrivate due persone a farmi delle domande sulla nostra città di residenza, sul nostro indirizzo di casa, sulle nostre occupazioni lavorative e in special modo quelle di cani e sui suoi orientamenti politici. Terminato l'interrogatorio, tornando ad essere io e nostro figlio gli unici presenti nell'area cosiddetta lounge, in un crescendo di comprensibile tensione e nervosismo del bambino, ci siamo sentiti redarguire sgarbatamente e intimare il silenzio da una vetta del posto, altrimenti di sgombrare l'area dove precedentemente eravamo stati condotti. Tornati quindi nell'area pubblica, il trascorso altro tempo, due addette ci hanno consegnato i nostri talloncini, che sono dei talloncini quasi a sostituzione dei visti che stanno utilizzando nell'ultimo periodo evidentemente. E ci sono stati questi dati i nostri talloncini per uscita dall'area di pertinenza israeliana per entrare nel territorio del Giordano. Ho chiesto insistentemente dove fosse stato portato mio marito, perché in un gesto così eclatante davanti a molte persone, e tra questo ovviamente mio figlio di 4 anni, ma non è stato risposto. E alle richieste su come poter raggiungere e proseguire il viaggio, perché con me non avevo contanti, contatti, applicazioni che mi avrebbero consentito di pagare, di raggiungere il bed and breakfast che avevamo prenotato, già pagato, e le due addette hanno esclamato: "That's not our problem", non è un nostro problema. Quindi il problema di mio figlio si è risolto solo grazie alla provvidenziale offerta di un gruppo di signore di palestinesi che, oltre ad offrirmi in maniera rispettosa la somma di 40 dinari per poter almeno raggiungere l'ambasciata italiana, mi hanno gratificato con l'unico gesto umano di quelle ore. Quindi, in uno stato di confusione facilmente intuibile, io e mio bambino ci siamo recati agli autobus che ci avrebbero condotto all'area a controllo Giordano, ma ci è stato aggiunto di cambiare percorso e salire su di un piccolo pulmino riservato ai turisti. Dopo oltre mezz'ora di incomprensibile attesa, durante la quale ho visto partire uno degli autobus che avremmo potuto prendere, nostro figlio esausto si addormentava. Sempre priva del telefono, ho chiesto gentilmente a qualche turista di cercare l'indirizzo del consolato dove avrei dovuto recarmi. Giunti in territorio giordano abbiamo preso un taxi grazie alla generosità delle signore di cui ho fatto già menzione e abbiamo soltanto così raggiunto la sede del consolato italiano romano. Lì siamo stati ricevuti da un carabiniere che dalla sua postazione ha ascoltato il resoconto di quanto accaduto, ha raccolto i nostri documenti, li ha fotocopiati e ci ha consigliato di raggiungere il vicino hotel. Lì ci siamo sistemati e stabiliti per 2 giorni e mezzo con grosse e ovvie difficoltà di contatto con i nostri familiari, con il mondo esterno in generale, e ovviamente la sottrazione dell'unico mezzo di comunicazione che insomma quasi tutti noi utilizziamo. Nel pomeriggio di sabato 2 settembre poi abbiamo lasciato l'hotel e siamo ripartiti per l'Italia raggiungendola soltanto durante la notte del 3. E, diciamo, questo è il resoconto di tutto ciò che è successo quel 31 e successivo, i giorni seguenti.
Chiaramente, dopo tutto ciò, la cosa importante sarebbe riuscire a dare una risposta alla domanda chi è Khaled. Penso che molti di voi l'hanno potuto conoscere personalmente, ma per chi personalmente non ha avuto modo di conoscerlo, vorrei insomma dire due parole e specificare innanzitutto, approfitto il posto in cui siamo per farlo, che Khaled non è un ricercatore, ma è uno studente di lingue e civiltà orientali. È da sempre stato sensibile, appassionato, studioso di storia contemporanea, con una profonda consapevolezza di quel che ruota intorno al mondo arabo in generale e per forza di cose a ciò che ruota intorno alla Palestina in particolare. Lui è nato a Gerusalemme ed è cresciuto a Betlemme. Vive però da oltre 10 anni in Italia. Il figlio di Lucia e Kamal. Lucia mamma italiana, Kamal papà palestinese, scomparso nel 2007. Conosciuto e stimato in Italia per il suo impegno in numerosi progetti di solidarietà intrapresi tra Italia e Palestina. Ma tornando a Khaled, nel corso degli ultimi anni molti lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua pacatezza, per la sua coerenza, per la sua sensibilità e l'estrema lucidità nel raccontare con orgoglio del paese in cui è nato. Negli ultimi anni, con me e altri amici, ha fondato il Centro Documentazione Palestinese, un'associazione culturale che è volta a diffondere la memoria storica, la cultura e qualsiasi produzione che abbia tema di lezione la Palestina. L'inaugurazione di questo centro e del suo archivio ci fu alla Certosa, la Tor Pignattara, che risale a qualche anno fa, 2016. In quell'occasione si presentò anche una pubblicazione inedita in italiano, da lui tradotta, la rivolta del 1936-1939 in Palestina, di Hassan Kanafani sulla storia dunque di una rivolta dai tempi, che ci fu ai tempi del mandato britannico. In quell'occasione parteciparono molte persone e da quel momento per diversi anni, fino ai meno partecipativi del periodo Covid, sono stati numerosi gli appuntamenti di divulgazione di documentari seguiti da dibattiti, confronti. C'è stata occasione di fare collegamenti con giornalisti di base in Palestina, grazie alla sua pronta e precisa traduzione istantanea. E sempre al centro è stata occasione di avere anche tante personalità e appassionati studiosi che hanno attinto dall'archivio cose di loro interesse. Cos'altro aggiungere? Il suo impegno nella divulgazione della realtà di un paese martoriato come il proprio può portare a degli interrogativi. È qui che si può radicare il momento di questo accanimento, di quel che sta succedendo a Khaled in questi giorni, a questa reiterata detenzione senza capi di accusa formulati. È solo una riflessione che faccio, la condivido molto serenamente, anche se di sereno in questo periodo non c'è nulla. Non mi vorrei dilungare ulteriormente e vorrei lasciare spazio alle parole della mamma e soprattutto per quel che riguarda i lati procedurali che
tutte quelle che sono state le evoluzioni delle udienze che ci sono state finora, a Flavia Albertini Rossi, legale rappresentante della famiglia che ci sta affiancando. Ti ringrazio. Sia Lucia o a Flavio, vorrei anche far presente, io ho approfittato di questo momento per spiegare soprattutto come sono andati i fatti. Molti di voi in parte saranno stati aggiornati da articoli o quel che è potuto circolare finora, però vorrei esprimere anche quella che è la mia preoccupazione, quella che può trasparire adesso in questo momento da come parlo, dalle mie espressioni, da come insomma. La mia preoccupazione è innanzitutto sul suo stato di salute. Siamo stati rassicurati dal console che è riuscito in occasioni a fargli visita. È stato trovato in discrete condizioni, anzi buone condizioni, compatibilmente con la situazione che sta affrontando. Sappiamo per certo che sta subendo molti interrogatori di pressione psicologica. Siamo relativamente tranquillizzati da un certo contatto che è iniziato ad essere un po' più frequente, insomma, sono state due visite concesse al console e finora ha potuto vedere l'avvocato solo la sera del 13, sera prima della seconda udienza. Su questo non voglio dilungarmi oltre perché sarà Flavio che saprà spiegare bene tutto. I moderatori mi diranno cosa adesso. Grazie Lucia, grazie Francesca per il commento che ha raccontato. Ecco, adesso sentiamo Lucia collegata dalla Palestina. Mentre Lucia, se ci senti, ti lascio una parola. Sì, mi sento. Grazie, spero che anche voi mi sentiate bene. Lucia, devi parlare alta voce perché sennò non si sente. Spero che non stiate a sentire parlando di alta voce. Vi saluto tutti, grazie di cuore per essere qui. Mi hanno detto di scrivere i ritardi. Scusate, sono un po' emozionata perché anche se già conoscevo il racconto di quello che era successo, per sentirlo e anche di sentire la voce di Francesca, mi ha dato ancora un altro colpo per me. Quindi mi perdonerete se magari parlo a voce alta e magari la voce non è più chiara. Allora, io mi chiamo Lucia, sono la mamma di Tale, se ormai conoscete, se non c'è nessuno la sua storia di 8 anni. Sono anche la mamma di Tale, un altro ragazzo di 23 anni che in questo momento è qui con me. Il suo coraggio e la sua positività è stata andare avanti perché sarebbe veramente troppo dura. A noi che è lì con voi,
ci siamo presentati un po', forse un po' di ghiaccio. Allora, una cosa, io e i miei ragazzi abbiamo la doppia cittadinanza, siamo italiani e palestinesi, siamo italiani e palestinesi, sia nel momento che nel cuore. Siamo persone normali, almeno io un po' semplice. Ora ci troviamo al centro di qualcosa che normale non è. Cerchiamo di comprendere, cerchiamo qualche certezza. Vogliamo sapere come intraprendere un cammino che sicuramente sarà difficile e complicato. E abbiamo in ottima disposizione. Tutto quello che sta succedendo intorno ancora cerchiamo di chiarircelo. Abbiamo comunque persone competenti alle quali ci stiamo fidando. Abbiamo una grande fiducia in loro. Attendiamo con fiducia qualsiasi direttiva che diano per affrontare questa situazione e per risolverla. Stiamo mettendo tutto il nostro coraggio, tutta la nostra determinazione, tutta la nostra forza. Una parola su questo. Io vedo che da amici, anche le persone che non conosco, anche sono sempre di più, mi vengono così anche per aspetto, anche se sono forza e coraggio. Io non so che dirmi, non era un bel di dentro di me questa forza e questo coraggio. Mi stanno venendo giorno per giorno. Mi vengono da voi, dai limiti, dalle persone che so che stanno fermando veramente anche il corpo, mi viene da Sara stesso, dal suo modo di essere, dai suoi ideali, mi viene da Sara, veramente coraggioso, mi viene da Francesca, dal bambino, dalle nostre famiglie, da tutti voi. E se voi siete così coraggiosi, io devo essere alla vostra altezza. Che dire, noi vogliamo che fare più di questo. Lo vogliamo da noi, vogliamo che possa dedicarsi alla sua bellissima famiglia, ai suoi studi, ai suoi amanti, alla traduzione, a tutti gli amici, perché nuovi. Allora, tutto quello che stiamo vivendo adesso penso che abbia ancora più valore, perché avrà venito tante persone, avrà fatto conoscere tante cose che prima non sapevamo. Siamo sempre di più, ma credete di ora in ora, è una cosa incredibile. Grazie, grazie, veramente grazie a tutti per quello che state facendo. E lo fate in maniera così generosa, non solo per Carmine, ma anche per la causa della giustizia. Io ringrazio moltissimo l'Università che ha prestato questo tempo e questo spazio. Dobbiamo veramente fare tutto, noi dobbiamo stare libero, noi vogliamo che sia tutto noi. Io vi ringrazio ancora di tutto cuore e con me anche tutta la mia famiglia. Grazie ancora, grazie.
Grazie a Lucia di tutto quello che hai detto e comunque legge tutto quanto è andato in tutto questo. Adesso facciamo parlare Flavio, che è il legale della famiglia di Cal qua in Italia, e che ci aggiornerà un po' su tutta quanta la situazione dal punto di vista legale. E anche tutti io sono parlato sia per lui, sono lui che è stato incaricato dalla famiglia di tentare di seguire al meglio la vicenda per il rientro dei conti in patria. Volevo subito dire, però esulare un attimo, una piccola parentesi rispetto a un intervento che sarà altrimenti strettamente legale, che vorrei evitare anche che si potesse radicare un equivoco, ovvero questa assemblea è stata chiamata con l'intento di dare vita, come diceva Francesca, a un comitato che faccia pressione chiaramente sulle autorità italiane in vista del ritorno in tempi rapidissimi di Caled in Italia. Avete sentito però anche quello che dichiarava la madre, che l'appello ha curato perché Caled ritorni in Italia e ritorni con la propria famiglia. Sappiamo perfettamente che la vicenda di Caled si innesta in una questione che ha sicuramente delle ricadute internazionali, delle questioni geopolitiche, Israele-Palestina, 80 anni di occupazione. Sappiamo però altrettanto che se la vicenda di Caled dovesse connotarsi di una dimensione politica così elevata, il ritorno forse sarebbe più che agevolato, ostacolato, ovvero si andrebbero a trattare questioni così complesse, così radicate, che meriterebbero ben altri rapporti di forza rispetto a quelli che anche la partecipazione a questa assemblea può certamente muovere, che ostacolerebbe, forse irrigidirebbe non solo le autorità israeliane ma anche il governo in carica dal porre in essere tutti quei tentativi finalizzati a un'immediata, rapida risoluzione. Per cui l'appello che mi sento di in qualche modo rendere chiaro, esplicito, è che il Comitato per la Liberazione di Caled avrà come connotazione sul che a un livello si muoverà in un alveo che sarà quello di, in primo luogo, del rispetto, o meglio dell'assenza di questo rispetto, dell'oltraggio dei diritti umani che Caled si trova in questo momento a sopportare, in considerazione del fatto che uno Stato, ovvero quello di Israele, non riconosce quei minimi livelli di civiltà giuridica che anche in un paese come l'Italia, che consideriamo e valutiamo molto spesso particolarmente arretrato e retrivo, in qualche modo comunque rappresentano elementi essenziali di civiltà giuridica. Questo è sicuramente un piano, un livello che vorrà essere praticato. Ciò chiaramente non vuol dire che si intende impedire, ostacolare altri gruppi, associazioni, singoli, collettivi, dal praticare i livelli di critica che gli sono propri, che connotano il loro agire politico su Palestina e Israele. Si intende dire che l'attività del comitato, che vede al proprio interno la mamma, la moglie e l'avvocato, saranno indirizzate, diciamo, sul livello, tra virgolette, di democrazia giuridica, come riconosciuto anche in quella bistrattatissima carta costituzionale che ancora vige nel nostro paese, come riconosciuto dall'articolo 6 della CEDU, cioè della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, su ciò che debba connotare un processo affinché possa definirsi equo, su quello che è scritto nel Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite, che gli articoli 9 e 14 sostanzialmente ricalcano dei livelli di garanzie che invece sono assenti in Israele. Questo penso che
sia necessario proprio per evitare che magari nelle, sin dalle prossime mobilitazioni o anche dall'agire che riterranno da adottare la famiglia e l'avvocato, si possa pensare alla volontà di non comprendere, o come se ci fosse un'immaturità politica nel comprendere esattamente il livello su cui ci stiamo confrontando. Il livello su cui ci stiamo confrontando, lo comprendiamo perfettamente, è una scelta quella che si sta operando, è la scelta, a nostro giudizio potremmo sbagliare, più idonea per il ritorno in Italia di Caleb, per l'immediato ritorno in Italia di Caleb. Detto ciò, passo ad illustrare brevemente quello che forse alcuni di voi e alcuni di voi hanno letto nei giornali, in piccole interviste che sono state già realizzate in questi giorni. Che cosa succede? Da un punto di vista di diritto comparato potremmo dire che Israele sta al medioevo giuridico nei confronti non solo dei palestinesi, ma anche della stessa legislazione che si applica in qualche modo ai cittadini israeliani. Perché dico questo? Perché ci spiegavano, chiaramente non essendo noi esperti di diritto comparato italiano-israeliano, ci veniva spiegato che l'unica ragione per cui Caleb non è giudicato da un giudice militare, e già questo probabilmente potrebbe far venire i brividi, da un giudice militare, è perché Caleb vanta una doppia nazionalità. Se Caleb fosse stato soltanto un palestinese, Caleb avrebbe visto come giudice un giudice militare, una giurisdizione militare. Caleb, invece, vantando una doppia cittadinanza, essendo cittadino straniero, gode sotto questo punto di vista invece di un giudice laico, diciamo, di un giudice ordinario. Ciò non vuol dire che i suoi diritti sono rispettati, perché in Italia, qualora un detenuto non avesse la possibilità fin dalla prima ora di contattare un avvocato, di farsi venire a trovare ovunque è detenuto da un avvocato, confrontarsi con lo stesso, individuare le migliori strategie processuali utili da adottare nel corso degli interrogatori o in qualsiasi altro momento processuale, tutto ciò sarebbe viziato da una nullità assoluta per violazioni dei diritti di difesa. In Israele abbiamo appreso, prima lo ricordava Francesca, che Caleb ha dovuto attendere 15 giorni per poter incontrare un avvocato. 15 giorni. Ma per 15 giorni forse non è accaduto nulla. No, è stato interrogato tutti i giorni per molte ore al giorno, privo di un'assistenza legale, all'interno di un carcere, alla mercé e poi degli investigatori, chiunque si siano, polizia giudiziaria o appunto agenti dei servizi o militari. Riusciamo a comprendere che anche questo sarebbe un vizio assoluto, probabilmente se accadesse nel nostro paese con l'assetto normativo che governa la giurisdizione penale, sarebbe un'altra nullità assoluta, sarebbe una violazione patente dei diritti umani. Beh, in Israele è concesso, anzi è previsto dalla legge, 15 giorni senza poter incontrare un legale. Ma allora si dirà, dopo questi 15 giorni, i prossimi interrogatori potrà godere dell'assistenza di un legale? No, assolutamente. E anche i prossimi interrogatori, Caleb li dovrà sopportare solo in una stanza di un carcere con i propri carcerieri. Ma Caleb conoscerà le accuse che gli vengono mosse, non c'è alcuna contestazione, nessuno sa quale sia effettivamente, concretamente, specificatamente, con circostanze di tempo e di luogo, la contestazione, il rimprovero, l'imputazione che gli viene mossa. Nessuno lo sa, ma Caleb o il suo difensore avrà potuto accedere a un fascicolo dove magari c'è un'ordinanza di custodia cautelare, vengono spiegate le ragioni, chi è che accusa, per quale ragione, per quali motivi. Assolutamente no, né Caleb né tantomeno il suo difensore hanno accesso a questi elementi di conoscenza,
E allora anche la visita dell'avvocato a cosa serve? Oltre chiaramente, probabilmente, ad aver sollevato Tale da un livello di prostrazione, chiaramente dovuto a non aver potuto vedere nessuno, a non poter conoscere neppure come stia la sua famiglia all'esterno. Per cui, tolto un aspetto morale di solidarietà, di assistenza, di condivisione, l'avvocato certamente in quel colloquio non ha potuto parlare di nessuna strategia processuale, perché impeditogli dall'assenza di conoscenze. Quanto può durare ancora questa forma detentiva? Tra l'altro Khaled è in isolamento, ci viene, per cui sono 15 giorni e, tranne una brevissima parentesi, è sottoposto a un regime di isolamento che chiaramente, come ben possiamo immaginare, fiacca ancora di più la possibilità, diciamo, di resistere a forme di pressione. Sappiamo anche che Israele è ammesso anche quell'interrogatorio fisico, come viene in alcuni casi definito, cioè quella forma, diciamo, di leggera brutalizzazione del detenuto, perché la Corte Suprema israeliana lo consente. Fortunatamente, forse cade proprio in virtù del fatto che ha la doppia cittadinanza e anche delle visite che certamente il console, sotto questo punto di vista, ha goduto di un livello di protezione e di attenzione superiore alla media dei detenuti palestinesi, però potrebbe essere sottoposto a forme anche, diciamo, di leggera brutalizzazione. Ma quanto può durare tutto questo? Beh, questo, per quelle, sempre le informazioni che ci vengono riferite, potrebbe durare sicuramente fino a 45 giorni. Qualcuno in realtà tende anche ad affermare che la preparazione potrebbe essere anche più lunga, in cui non c'è alcun obbligo né di mostrare un fascicolo processuale né di andare a precisare un'imputazione. Ma dopodiché che cosa succederà? Dopodiché chi esercita la giurisdizione penale, il pubblico ministero, dovrà decidere se gli elementi raccolti sono sufficienti, sono idonei a sottoporre Tale a un vero e proprio processo penale, oppure se a suo giudizio quella che viene definita la provvista indiziaria, diciamo gli elementi raccolti, in realtà sono insufficienti, così che dovrebbe disporne la liberazione. Ma sappiamo anche che Israele ha due forme di detenzione, una penale, una amministrativa, per cui nel momento in cui Khaled dovesse anche riuscire ad evitare, a scongiurare la preparazione della sua detenzione in attesa dello sviluppo di un vero e proprio processo, e pertanto essere meritevole astrattamente di scarcerazione, in realtà le autorità israeliane potranno decidere di sottoporlo a una detenzione amministrativa rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi. Detenzione amministrativa che non prevede la formulazione di un'accusa, che non prevede l'ostensione, ovvero la rappresentazione, la messa a disposizione degli elementi su cui si basano l'accusa, e tantomeno di un processo. Sappiamo che sono 1200 detenuti palestinesi sottoposti in Israele a questa forma detentiva, sappiamo che sono oltre 5000 i detenuti palestinesi in Israele. Le ragioni per cui la famiglia, il legale, speriamo questo comitato, porterà avanti, le ragioni che ci inducono, diciamo, a realizzare questo comitato, a dare vita a un contesto ampio nel quale chiunque possa collaborare in vista di una risoluzione rapida della vicenda. Ma le ragioni di preoccupazione sono chiaramente tantissime, possiamo immaginare, anche sentendo il timbro e il tono della voce, sia della mamma che della moglie che di Francesca, quale sia il livello di afflizione da un punto di vista morale, quanto sia effettivamente rischiosa la situazione che stanno vivendo. Io concludo chiaramente, quindi rilanciando a tutti i presenti e alle presenti che vorranno esprimersi e esporre il proprio punto di vista, però ribadendo che quello che vorremmo realizzare
fare con questo comitato non è, diciamo, porre sul piatto della bilancia la questione israelo-palestinese, perché ci porterebbe probabilmente ad un angolo, con la testa in un angolo, con l'impossibilità effettiva di riuscire a realizzare gli obiettivi che invece la famiglia si propone, in primo luogo il ritorno all'Italia. Ciò che non vuol dire mutilare le iniziative di tutti coloro che ormai da decenni si muovono, agiscono, ragionano e denunciano sulla questione israelo-palestinese, semplicemente che questo comitato, cioè, in qualche modo tenderà a prescindere da questa dinamica generale. Grazie.
in un articolo di un importante giornale italiano, che peraltro viene definito spesso di sinistra, c'è stata questa frase che dice: non siamo in presenza di un nuovo caso Zaki, perché si tratta di un cittadino italiano e soprattutto perché Israele non è legittimo. Ecco, questo articolo ci ha fatto strizzare gli occhi. Partiamo da un punto. Khaled è sicuramente palestinese, ma Khaled è italiano, ha la cittadinanza italiana e Khaled è uno studente. Khaled in questo momento si trova sotto la giurisdizione e sotto un'accusa portata avanti da uno Stato che non è il suo. Un'entità che non è competente su di lui. E questo già ci fa vedere una differenza di trattamento tra quello che è stato il caso Zaki e il caso di Khaled. Noi però, ripeto, non vogliamo porre critiche, ma vogliamo far capire che Khaled è un cittadino italiano come qualsiasi altro cittadino italiano, e nonostante il fatto che noi con passaporto italiano o comunque stranieri in Italia abbiamo un trattamento differente da qualsiasi altro italiano, ci fa male, perché comunque noi abbiamo la cittadinanza italiana, abbiamo dei diritti come qualsiasi altro italiano e dobbiamo essere tutelati da questo punto di vista. In questo momento, Khaled, noi gli stiamo chiedendo le tutele e le diritti. Ci auguriamo che tutti i canali possibili, le istituzioni italiane, si muovano affinché Khaled abbia dei diritti che, come diceva l'avvocato, sono sanciti dalla Costituzione. Come diceva l'avvocato, in un paese come l'Italia sono diritti giuridici elementari, ma che in questo momento Khaled non sta godendo di tutti questi diritti. L'attacco a Khaled e l'arresto di Khaled ci mette in una posizione. Allora, noi palestinesi sappiamo che quando torniamo a casa abbiamo un trattamento differente da qualsiasi altro cittadino. E sicuramente in questo momento l'arresto di Khaled rappresenta un motivo di allarme per tutti noi, perché nonostante le tutele che può portare la cittadinanza italiana, Khaled, dal nostro punto di vista, non è stato tutelato, in questo momento non è tutelato e vorremmo che fosse tutelato al 100%. In questo momento non è così. E la nostra paura al momento è che queste cose possano ripetersi. E la cosa che vogliamo, che ci porti a non pensare che queste cose possano ripetersi, che riceviamo trattamenti differenti, è l'impegno da parte di tutte le istituzioni italiane alla liberazione di Khaled il prima possibile. Perché in questo momento la cancellazione di Khaled, non lo dicono i palestinesi, ma lo dicono documenti dell'ONU e documenti delle varie organizzazioni umanitarie. In questo momento la detenzione di Khaled lo sottopone a determinati rischi e determinati pericoli, perché sappiamo bene che questi interrogatori possono andare anche in quella direzione, possono andare anche nella direzione di un trattamento che non è umano. E per questo prima viene liberato Khaled e meno questo rischio si presenta. Perciò vogliamo la liberazione di Khaled e ci auguriamo che, come io vengo da Bologna, come a Bologna c'è stato
un impegno da parte dell'università per uno studente di Bologna, come era giusto che fosse, ci auguriamo che ci sia un impegno da parte dell'università italiana anche per la liberazione di Khaled, che è uno studente che al momento non ha una presa formulata, ha difficoltà di incontrare l'avvocato, e di conseguenza chiediamo anche alle istituzioni universitarie di impegnarsi da questo punto di vista. Ci auguriamo tutte queste cose. Non è una critica, ci auguriamo che sia la situazione italiana, la situazione universitaria, grazie. Ringrazio tantissimo questo presidente Giuretti, scusate il mio ruolo di moderazione e anche quello di far rispettare i tempi e far per la possibilità di parlare a tutti e tutti. Quindi passiamo alla prossima persona. Il presidente Benvenuto è di Paolo Spena, Fronte della Gioventù Comunista. Intanto una cosa in apertura vorrei dire, penso si possa condividere, che questa aula strapiena che abbiamo riempito oggi sia la migliore risposta che si può dare a chi vorrebbe che in Italia oggi non si parlasse di che cosa sta succedendo a Khaled, la migliore risposta a chi preferirebbe che in Italia non nasca un'opinione pubblica chiara, decisa, che sia capace di indignarsi davanti all'ingiustizia di cui Khaled è vittima. Ed era importante dare voce alla famiglia, di farlo qui in università, ai legali di Khaled, ed è importante anche ovviamente che chi sull'onda di questo entusiasmo, che citava anche Francesca, ecco, più che entusiasmo di volontà di mettersi a disposizione, insomma, di questo però possa avvenire in una forma in cui ci si può confrontare e capire anche come si può essere utili e guardare la misura di quanto sia importante fare questo lavoro ce lo dà purtroppo quello che stiamo vedendo, come dire, di una situazione in cui non si può dire che questa vicenda sia balzata alle attenzioni dell'opinione pubblica in Italia, di una condotta, si può dire, delle istituzioni, del governo italiano, del Ministero degli Esteri, da cui in questo momento c'è stato silenzio al di fuori di qualche indiscrezione a mezzo stampa, di una condotta dei mezzi di informazione che in questo momento, ecco, non si può dire che gli italiani stanno apprendendo di questa vicenda guardando la sera al telegiornale. E quindi è importante insistere in questa direzione, parlando di istituzioni. Ecco, qui siamo alla Sapienza, il più grande Ateneo d'Europa, che va ringraziato per questo spazio che ci sta dando, per la possibilità di fare questo oggi. Poi voglio dire però anche un'altra cosa, io, tra l'altro da studente di questa università, da membro anche di questa comunità, lo dico in punta di piedi, senza volontà di provocazione, ma quando ho letto quelle 3-4 righe di comunicato della Sapienza in cui si auspica la risoluzione e la vicenda che vede Khaled il protagonista, non mi ha soddisfatto veramente. Ecco, guardate, nemmeno tanto perché non c'è stato, perché ecco, ci si è ben guardati persino dal nominare Israele in quelle quattro righe scritte, ma non è nemmeno questo, ma più che altro perché non si è riusciti a dire una cosa molto semplice che oggi si dovrebbe dire: liberatelo, che si vada alla fine di questa detenzione, che l'avvocato l'ha spiegato molto bene, è una detenzione ingiusta, perché non c'è da tentennare o da dire altre cose. Cioè oggi abbiamo uno studente, un cittadino, anche cittadino italiano, che si trova detenuto senza accuse, senza conoscere di che cosa è accusato, a cui per 2 settimane è stato impedito di vedere un avvocato, e in condizioni in cui in ogni caso non vengono garantiti dei diritti civili, politici, fondamentali che gli dovrebbero essere garantiti. Ed è tanto più significativa una cosa che è stata riportata da Francesca anche a mezzo stampa, e cioè le domande insistenti sull'orientamento politico di Khaled che sono state fatte in quel contesto. Cioè noi oggi, tanto per chiamare le cose con loro nome, ci troviamo davanti al rischio di avere il nostro concittadino, ma al di là di quanto questo possa essere importante al di fuori delle vicende giudiziarie, perché tutti devono avere i diritti che meritano, ma comunque un cittadino
italiano che si trovi prigioniero, al rischio che si trovi prigioniero politico in Israele, perché le cose vanno chiamate con loro nome, nelle condizioni con cui poi Israele tratta i prigionieri palestinesi e i suoi quasi 5.000 prigionieri politici. Quindi, ecco, anche la Sapienza, questo è un appello che penso possiamo fare, può fare molto di più per chiedere la fine e la detenzione di Khaled, che Khaled con le sue studenti possa tornare a casa. Penso che poi possiamo fare, e qui invece un appello alla massima mobilitazione affinché, come dire, si parli di Khaled nelle università, nelle scuole, ma che se ne parli anche a cena, a tavola, nelle case degli italiani, cioè che si vota affinché ognuno faccia quello che può, compatibilmente, questo è molto giusto, con le modalità e con i tempi che saranno richiesti dalla famiglia e dai legali. È importante che ci sia un confronto stretto, serrato, che si marci uniti, ma penso che se noi riusciamo a fare in modo che di Khaled in Italia si sappia e se ne parli, stiamo facendo soltanto bene. E veramente, in conclusione, solo un aneddoto che vorrei raccontare, perché quando io ho avuto la possibilità di vedere per la prima volta Kamal, questo bambino bellissimo, qualche anno fa, e stavo con Khaled e parlavamo scherzando, insomma Khaled ha, io un anno più di Khaled, io non ho un bambino di 4 anni, quindi scherzavamo anche, insomma, cioè, parlavamo della giovane età cui Khaled è diventato papà, e lui mi dice questa cosa, mi dice Paolo, guarda, io per la mia parte italiana io sono stato forse per quelli che sono oggi i tempi in Italia in cui si diventa papà, forse nella mia parte italiana sono stato molto precoce, per la mia parte araba io sono stato molto tremendamente in ritardo, ecco, mi dice questa cosa. Io spero che quando arriverò Khaled sarà passato abbastanza poco tempo, sì che potremmo scherzare ancora su questa cosa. Grazie. Scusate, ancora una volta i tempi sono importantissimi, abbiamo 15 interventi, altrimenti non riusciamo a sentirvi tutti. Il questo intervento di Vincenzo Ricobas. Nell'esprimere il nostro sostegno e la solidarietà alla famiglia e ovviamente rivendicando la libertà di Khaled, sostenevamo come lavoratori e lavoratrici di Copas e di Israele nei confronti di Khaled era in corso un vero e proprio sequestro di persone. Quel sequestro di persone che il cittadino palestinese subisce nella quotidianità. E quindi avevamo necessità di non solo esprimere questo sostegno, ma di attenerci a quelle che sono le considerazioni che sono state espresse dalla famiglia e anche dal suo legale. Noi comprendiamo le difficoltà e capiamo la necessità di costituire un comitato per avere la restituzione di Khaled al più presto tra di noi. Però abbiamo anche la necessità di esprimere quel forte movimento che ha sempre garantito ovviamente alla Palestina il proprio sostegno, di farlo appunto per Khaled e per tutti coloro che subiscono questo affronto nella quotidianità. Per cui in poche parole spero che già nella prossima settimana siamo in grado di poter esprimere sia nei confronti della pubblica opinione, sia nei confronti dei media, che in questo caso sono completamente assenti dal panorama di un cittadino italiano che subisce questa violenza e le violenze che ha fatto subire alla propria famiglia, e che invece ci sia la necessità di questa mobilitazione non solo qui a Roma, che è il territorio, la vita di Khaled eccetera, ma un po' in tutta Italia, e credo che questo sia possibile al più presto. Già nella scorsa settimana, sabato scorso, quando c'è stata la mobilitazione in nome dell'anniversario di Fabrizio Ceruso, 2.000 persone hanno portato lo striscione per Khaled libero e hanno già indicato quello che è
il percorso della mobilitazione. Per cui, diamoci da fare, Radio Onda Rossa è a disposizione come megafono per la lotta della Palestina, a maggior ragione per la liberazione di Khaled. Khaled libero, Free Palestine! Fuori da ogni logica, insomma. Poi è chiaro che nel mondo succede di tutto,
noi come istituzione che gestisce il territorio siamo qui e siamo disponibili per qualsiasi evento. Grazie. Insieme all'Ampi di Roma e abbiamo contattato Francesca tramite la nostra compagna perché volevamo da subito prendere un'iniziativa pubblica subito nel quartiere. Giustamente Francesca ci ha detto di aspettare, le ragioni poi sono state molto chiare così come sono state esposte anche dall'avvocato. Non c'è nulla da dire, è già stato detto tutto. Noi ci siamo, se pensate che la nostra presenza nel comitato possa essere utile, noi ci siamo. I motori sono accesi e aspettiamo solo il finale. Grazie. Molte, c'è un po' di mosto se volete provare ad andare in fondo perché l'aula qualcuno è uscito quindi chi è proprio in corridoio può provare ad andare giù se volete. Okay, il prossimo intervento è di Carmine e studenti palestinesi. Ben trovati tutti, grazie, io mi chiamo Karim, sono un italo palestinese anch'io, di madre italiana e padre palestinese, quindi capirete che con una certa empatia forse c'è un po' un collegamento anche perché sono quasi in quell'anno di Khaled che comunque non conoscevo. E la tentazione, soprattutto per noi giovani, di essere molto impulsivi, di dire assediamo la onda chiara israeliana e qualsiasi altra azione di questo tipo è sicuramente forte come tentazione. Però credo che siano ben più sagge le parole dell'avvocato, visto che il nostro obiettivo principale è rivolgerlo qui a casa, di non porre questa questione su un piano strumentale. Ecco, io vi invito tutti voi a visitare quella che è la Palestina, una terra stupenda, e vi sfido a passare per quello che è il passaggio di Allen. Io ci sono stato tante volte, riconosco perfettamente quei luoghi che prima venivano descritti, e da italo palestinese ogni volta che parlo vengo fermato per svariate ore, sono una media di 4 ore alla frontiera, sia che sia alle porte della Bibbia, sia che sia il passaggio con la Giordania, in cui vengo, la prima cosa che mi fanno, mi pongono un bollino sul passaporto italiano, la seconda cosa che fanno è mi levano il passaporto, la terza cosa che fanno mi dicono è mettiti seduto lì e poi comincia a passare il tempo. Qui, alternandosi vengono diversi impiegati e poliziotti del posto perché poi c'è molta confusione fra il piano civile e militare, non sa mai se quello cui parli sia un impiegato, un poliziotto, un militare, agente del Mossad, che mi sono capitati tutti questi qua nel parlare, e cominciano a chiederti e ti dicono chi sei, dove vai, cosa vuoi fare qui, chi è tuo padre, chi è tua madre, chi è tuo nonno, chi è tua nonna, cosa fanno di mestiere, cosa fai tu. Lo fanno ininterrottamente, ma loro già lo sanno quelle risposte. Pensate che il primo anno che andai, avevo 18 anni, il primo anno che andai solo, mio padre mi disse di che fai da tua zia a Gerusalemme Est, così magari hai anche il permesso per visitare Israele, Nazareth, eccetera, non solo la Cisgiordania. Il secondo anno che andai, senza dire niente, la gente mi disse
anche quest'anno vai alla pazzia? Complimenti. Quindi, ecco, questo è solo per descrivere la pressione psicologica che si può avere, no? Dopo ore e ore in cui ti interrogano, ti lasciano senza risposte, in balia di non si sa quale volontà. Questa è anche una violenza psicologica per farti percepire che la tua vita è nelle loro mani. Quindi non voglio immaginare cosa sia la prigionia e la prigione di Israele. Detto questo, vi invito a far sì che questa questione abbia i risvolti mediatici più impattanti possibile, che raggiunga almeno la notorietà che hanno avuto i casi in Zaghir e Geni, che comunque non hanno ricevuto la notorietà e l'ampiezza che meritavano. È vergognoso che quello che è un cittadino italiano, seppure non possiamo far finta che dei palestinesi ce ne frega niente, è vergognoso che un cittadino italiano venga trattato in questo modo, perché non so se ricordate altre vicende simili, ad esempio quei due ragazzi statunitensi che uccisero un carabiniere, un'altra cosa che portavano negli Stati Uniti senza neanche giudicarli. Ecco, una persona innocente invece viene qui arrestata senza accuse. Fate in modo che questa questione non passi in secondo piano, dipende da tutti noi. Grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Zidane, sono uno studente palestinese che vive a Napoli e parlo a nome del centro culturale Andalari. Diciamo che noi semplicemente vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla famiglia e vogliamo anche esprimere che noi come centro culturale, ma anche tutti i compagni e le compagne che vivono a Napoli, ci sono, si mobiliteranno appunto seguendo quelle che sono le indicazioni del Comitato per la Libertà di Khaled, cercando di sostenere ogni tipo di iniziativa. Diciamo che per noi come centro culturale Andalari, noi ricordiamo benissimo Khaled, ricordiamo appunto di come ci ha sostenuto rispetto alla costruzione sia del centro ma anche di tutte quelle che sono le nostre iniziative, il sostegno, le discussioni che abbiamo fatto in comune. E quindi di conseguenza noi vogliamo esprimere, vogliamo continuare a ricordare, vogliamo portare avanti quello che è la voce per cui appunto si lutti appunto per la libertà di fare dei paesi e di conseguenza noi stiamo costruendo in realtà già su Napoli, diciamo, se per il prossimo momento in cui appunto vorremo allargare appunto tutte quelle che sono le sia quello che è portare il momento di oggi ma anche diciamo parlare di tutta la questione di detenzione penale, detenzione amministrativa per allargare appunto tutte le informazioni e allargare appunto il dibattito pubblico e politico sulla questione e giuridico e quindi di conseguenza questo. Grazie mille a tutti e a tutti per partecipare. Il mio intervento è di Francesco Zappa, docente di studi culturali per l'Università. Grazie a tutti, innanzitutto ai Khaled, scusate l'emozione, penso comprensibile. Io ho l'onore di conoscere Khaled personalmente, in quanto Khaled è uno dei miei studenti. Volevo innanzitutto sottoscrivere quanto ha detto poco anzi la mia collega da Barbaro, ovvero sull'impegno del nostro corso di laurea, che è quello in cui studia
Khaled, ecco, noi ci siamo e anche al di là di certe reticenze appunto di, della governance di esperienza, di cui comunque apprezziamo la presenza. Io su questa vicenda letteralmente kafkiana, ecco, l'aggettivo di cui si abusa molto, ma in questo caso è letteralmente una, un'incarcerazione, una detenzione che ricordano veramente il processo di Kafka, volevo così condividere qualche breve riflessione raccogliendo l'invito dell'avvocato a come dire, resistere alla tentazione di contestualizzare questo episodio della storia più ampia della, dell'attualità della questione palestinese, cosa che per noi che ci occupiamo di queste cose professionalmente, come ricercatori, come docenti, in parte anche come militanti, anche se cerchiamo di tenere queste due dimensioni separate, è particolarmente difficile, proprio perché appunto il nostro mestiere è un po'. E ecco, quindi resisterò a questa tentazione aiutandomi a dire che questa vicenda è una ferita inferta non solo evidentemente a Khaled e ai suoi familiari, ma direi alla civiltà giuridica internazionale. Ecco, si menziona sempre Israele come unica democrazia del Medio Oriente, per carità, alcuni elementi di democrazia nel suo ordinamento giuridico ci sono, ma insomma questa vicenda mette sotto gli occhi di tutti, con un nostro cittadino, quali limiti ci siano. E una ferita inferta all'Italia, visto che si tratta di un cittadino italiano e visto che abbiamo un governo che si riempie la bocca della difesa della nazione, e in questo momento questa difesa della nazione la stiamo aspettando fiduciosi. E una ferita inferta soprattutto, forse, almeno questo è quello che io sento più di tutto, alla comunità accademica, alla nostra di sapienza, non solo alla nostra di sapienza evidentemente, e però in primo luogo a quella di coloro che sono più strettamente a contatto nel mondo accademico con Khaled, quelli, i suoi colleghi del nostro corso di laurea, del suo corso di laurea, noi docenti che lo conosciamo personalmente. E lasciatemi dire solo un'ultima cosa: Khaled, come dire, non è il tipico studente militante, o almeno non lo è nel modo in cui generalmente ce lo si raffigura o lo si conosce. Io non ero neanche al corrente della sua attività di documentazione, di impegno per la documentazione sulla Palestina, eppure con lui ho condiviso tante altre cose, appunto con Salvatore delle Mecche che mi mandava sulla storia medievale delle presenze musulmane in Molise, per dire, insomma, una persona di grande curiosità intellettuale, di grande pacatezza, di grande mitezza, estremamente rispettoso, e io ho fiducia che tutto questo lo aiuterà nella vicenda che sta affrontando. E, ecco, però siamo tutti colpiti, e in quanto tutti colpiti a vario titolo, dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce perché arrivi il più in alto possibile e soprattutto perché raggiunga l'obiettivo. Grazie a tutti. Il prossimo intervento è di Dina di Amnesty. Salve, io sono Tina Valentini di Amnesty International Italia. Qualcuno qua dentro penso mi conosca e sa, le campagne di Amnesty lanciate a particolare negli ultimi due anni contro il regime di apartheid in Israele. In realtà oggi siamo qui, sono qui, per confermare la nostra solidarietà, un appoggio a Francesca, a Flavio, l'avvocato, per dire che noi ci siamo pronti
pronti a dare una mano, siamo pronti a dare anche dei consigli di come si possa costruire una campagna di questo genere. E sono d'accordo che è una campagna, una battaglia che non va estremamente politicizzata. Abbiamo bisogno di ricordare in ogni occasione, ogni volta che il nome di Khaled sarà fatto e che lui è in detenzione arbitraria. Va ricordato ogni volta che gli è stato negato il diritto di difesa, il diritto che viene riconosciuto dal diritto internazionale e deve essere rispettato da chiunque in qualsiasi paese. Abbiamo bisogno di focalizzarci sulla violazione dei diritti umani, sulle violazioni che lui ha subito fino adesso e soprattutto, cerco di essere così rapida nei tempi, abbiamo bisogno di unità. Non so quale sarà il primo passo di questo comitato, quale sarà la decisione della famiglia e delle legali, ma sarà importante essere in piazza tutti insieme, tutti i vari animi, tutte le varie voci che vogliono stare a fianco della famiglia di Khaled. Abbiamo bisogno di mettere al centro la necessità di portare Khaled a casa. Questo intervento è di Alice Cambiarotta. Portiamo sempre i tempi a tutti, abbiamo sempre 15, quindi andiamo avanti e siete sempre 15. Ciao a tutti e tutte, mi chiamo Alice, sono una studentessa di cooperazione internazionale sviluppo per la Sapienza. Oggi anche noi di Cambiare Rotta abbiamo deciso di aderire perché pretendiamo che Khaled, studente in Italia con l'esperienza della Sapienza, venga immediatamente liberato. Come studenti universitari ci impegniamo per organizzare la solidarietà e di mobilitarci con gli altri studenti per portare avanti la causa di Khaled e quella palestinese. E inoltre ci impegniamo affinché le istituzioni della Sapienza si muovano allo stesso modo. Il nostro Ateneo deve in primis permettere ai suoi studenti di parlare della questione palestinese in università, perché in passato sono state impedite iniziative proprio su questo tema. Proprio come è accaduto l'anno scorso quando volevamo tenere con Amnesty International l'iniziativa Villa Miraflori, sede della Facoltà di Filosofia del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Iniziativa che prima c'era stata concessa, successivamente però c'è stato impedito di svolgerla perché ritenuta una relazione faziosa e di parte. Questo non deve più accadere. Inoltre, una nostra compagna ha lavorato negli uffici di sostegno per gli studenti stranieri alla Sapienza e ci ha detto che gli studenti stranieri, come quelli palestinesi, afghani, iraniani, hanno difficoltà enorme nel reperire i documenti per iscriversi all'università. Allo stesso modo in cui è stata dimostrata la solidarietà dei funzionari locali deve esserci anche con tutti gli altri studenti. Basta con questi nuovi standard. Anche noi siamo d'accordo che il comunicato della Sapienza non sia completo e che quindi bisogna continuare a parlare della vicenda di Khaled da qui e in futuro e bisogna continuare a mobilitarci. Inoltre l'anno scorso gli studenti si sono mobilitati anche contro la guerra e contro gli accordi che l'università, come anche la Sapienza, detiene con le aziende belliche, con la NATO, la Leonardo S.P.A. e anche con le università israeliane, come il Tecnion di Haifa, legato al comparto militare di israeliano. Ma la spinta da parte della nostra università non basta, anche questo governo deve impegnarsi. Deve immediatamente mobilitarsi per la scarcerazione di Khaled, proprio perché è cittadino italiano oltre che palestinese. Non è possibile che esistano cittadini di serie A e di serie B. Invece di pensare a fomentare la guerra in Ucraina e in tutto il resto del mondo, dovrebbe pensare ad agire concretamente in quelle questioni che lo riguardano direttamente, proprio come in questo caso. Ribadiamo dunque l'urgenza della Sapienza di prendere una posizione netta nei confronti della vicenda di Khaled e della questione palestinese. E siamo e saremo sempre dalla parte del popolo palestinese contro il regime d'apartheid israeliano. Questo intervento è di Alice della Regione. Grazie.
E ciao a tutte e tutti, non sarò estremamente lunga sia per i tempi sia perché sono estremamente d'accordo con gli interventi che ci sono stati finora. In realtà il punto che volevo portare è stato detto tante volte quanto Khaled fosse sia un cittadino italiano e un cittadino palestinese. Per quanto quanto cittadino italiano ci sia bisogno delle istituzioni di mobilitarsi. Ma la questione qui è, ci interessa semplicemente perché è un cittadino italiano, ci interessa solo perché è la cittadinanza, in quanto persona con cittadinanza italiana spesso vengo, per colore della mia pelle, per la mia etnia, ritenuta una cittadina di serie B. Khaled è stato ritenuto un cittadino italiano di serie B. Questo è quello che dimostrano le istituzioni, questo è quello che dimostra la totale inattività da parte delle istituzioni e la non mobilitazione, la non passivole mobilitazione delle istituzioni per liberare il nostro compagno. Come tutte quelle cittadine e cittadini considerati non italiani al 100%, Khaled è stato, non dico abbandonato a se stesso, ma è stato lasciato indietro. Questa cosa non è possibile, questa cosa non è accettabile. Khaled è stato trattenuto il 31 agosto e ancora la notizia non viene resa di dominio pubblico tramite i principali canali mediatici. Per fortuna sì, Khaled ha la cittadinanza italiana, ma quando sei considerato cittadino di serie B, la cittadinanza non basta e questo noi lo sappiamo, questo lo dimostrano tutti quei cittadini che non vengono presi in considerazione. E anche se avessimo la cittadinanza italiana, anche quelli di noi che ce l'hanno, come ci permettiamo di non prendere in considerazione tutti quei cittadini che invece la cittadinanza non ce l'hanno? Come si diceva prima, il doppio standard qui è evidente. È fondamentale che le istituzioni italiane si adoperino al più presto tempestivamente per la liberazione del compagno, ma è necessario sottolineare che va fatto non solo perché è anche cittadino italiano, ma perché è giusto farlo. Anche io sono una studentessa di Sapienza e per quanto siamo certi che molti e molte si sono attivati all'interno della nostra università per la liberazione di Khaled, sappiamo anche che, come è stato posto negli interventi precedenti, si può fare molto di più, si deve fare molto di più ed è nostra responsabilità farlo. Si deve condannare la violenza dell'occupazione israeliana e si deve pretendere la liberazione del nostro compagno. Ma le azioni a riguardo devono prendere anche la cessazione degli accordi con le aziende che producono armi, come è stato detto negli interventi precedenti. Le azioni devono essere integrate con una didattica che espone Israele come l'occupazione di stampo coloniale che è. Dobbiamo renderci conto che le azioni da prendere non devono iniziare ad attivarsi solo nel momento in cui il nostro compagno viene incarcerato, ma che la lotta è costante e deve essere costante, non possiamo svegliarci soltanto quando il peggio accade. Quindi la nostra università deve fare tutto quello che è il suo potere per portare alla liberazione di Khaled come le nostre istituzioni, ma sta anche a tutte e tutti noi che siamo qui. Ovviamente per la costruzione del comunicato noi ci siamo, siamo vicini alla famiglia, ai legali e cerchiamo di fare tutto il possibile per riportare a casa il nostro compagno. Ci siamo? Sì. Allora, devo sempre stare a 2 minuti e poi no, l'invito se ci sono poi domande, anche osservazioni. Passiamo Filippo Zingoni del manifesto. Manifesto? Filippo Zingoni? Passiamo al prossimo. Maglia, presidente, stai scrivendo il presidente. Buonasera a tutti, intanto cerco di essere brevissima. Massima vicinanza a Francesca e ai legali e al nostro compagno Khaled. E qui non è che per favore chiediamo la Sapienza o per favore chiediamo all'istituzione. È dovere della Sapienza, è dovere dell'istituzione riportare Khaled. Perché se noi riportiamo Khaled, se noi riportiamo
tutti i giovani palestinesi sono stati sconfitti. Vuol dire che noi giovani palestinesi ogni volta che vogliamo andare in Palestina dobbiamo aver paura di chi succeda ciò che è successo a Khaled. Non possiamo permettere che ci sia silenzio sul caso di Khaled. Dobbiamo costruire una vera mobilitazione di piazza, in accordo ovviamente ai legali, per riportare Khaled in Italia il prima possibile. E che soprattutto ciò che sta facendo Israele è proprio spaventare questi giovani palestinesi che sono in diaspora e di impedirci a non scendere in Palestina. Ma noi promettiamo, come abbiamo sempre detto, che noi giovani palestinesi nulla ci spaventa, e questa mossa che è stata presa nei confronti di Khaled non ci spaventa e anzi ci dà forza di intanto dare massima solidarietà e di scendere. Nessuno ci chiede di andare in Palestina e di far ritorno nella nostra terra. Quello che approfitto solamente per dire, visto che siamo così tanti, magari è una richiesta che Francesca e i legali possono accogliere, di lanciare una fotopetizione. Dobbiamo mettere il nostro volto in primo piano, quindi magari con un hashtag Free Khaled o Ritagli Khaled, e fare una mobilitazione sui social con tutti i nostri volti, che magari possono aderire docenti della Sapienza o politici. Grazie. Intervento prossimo è di Luciano Canti, già vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente dell'Associazione Pace. Canti, scusa. Grazie. In realtà non solo i giovani palestinesi sarebbero sconfitti nel caso in cui tale fosse di grado. Noi tutti saremmo sconfitti. Grazie davvero alla famiglia per questa lungimiranza, razionalità, pazienza, capacità di capire la complessità della situazione. Io amo usare i concetti da Lucia e amavo moltissimo Cale degli altri ragazzi, perché è stato un sindacalista favoloso anni fa, era qui in Italia a difendere la voce e la porta dei palestinesi. Ma siccome oggi fondare questo comitato, vorrei proprio che questo comitato seguisse le linee che la famiglia, che Francesca, che l'avvocato hanno dato. Io vorrei urlare contro l'azione israeliana, contro la parte, la persecuzione che viene fatta, il fatto che ci sono 1200 prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa, e non vorremmo proprio peccare questi e 5.000 altri palestinesi, ma restiamo qui per fare il massimo di pressione e per avere la capacità di unire le forze che si dice dal basso e anche le forze e le istituzioni, perché lì anche che si cambiano le cose. È per questo che nel Sovaggio Palestina siamo assolutamente totalmente all'interno della linea scelta dalla famiglia, dall'avvocato, e soprattutto lavorando perché appunto si torni il massimo di unità e il massimo di sapienza e conoscenza affinché Cale, come dicevo, ridateci Cale, liberate Cale. Quindi grazie per il comitato, e dobbiamo prendere però organizzare e capire come farlo, quindi noi siamo disponibili. Grazie tantissimo, un grande onore. Io sono ancora più bene interventi precedenti, proprio perché, come dire, già dalla prima ora abbiamo mostrato complicità con questa lotta. Tra l'altro, quando si parla di cittadinanza è difficile esprimersi come Black Lives Matter, proprio perché la cittadinanza noi la vediamo per certi versi come un obiettivo, mentre in realtà poi lo vediamo, le complicazioni non finiscono. Noi siamo qua perché vogliamo anche
voglio fattivamente invitare questa realtà. Vogliamo invitarvi appunto alla nostra prossima iniziativa, che sarà il 23 settembre, dove parleremo di un partigiano italo-somalo, Giorgio Marincola, e lo faremo con una giornata piena, densa di eventi, e dove lo spazio per la questione palestinese in generale, per la questione Khaled in particolare, lo trova naturalmente, lo trova fisiologicamente, lo speriamo anche fisicamente se ci si riesce, perché fa sicuramente parte di una narrazione che va costruita. Questo è un bacino di solidarietà che va assolutamente coltivato e va stimolato, perché quello che succede a Khaled, poi onestamente io invito a riflettere su quello che succede nei CPR di questo paese, per esempio. Poi però stai dietro a livello penale, quindi è evidente che ci sono delle cose che vanno assolutamente analizzate e che possono impreziosire un ragionamento che va fatto, e in questo caso anche partendo da Khaled, ma continuando con i vari Khaled che non hanno la cittadinanza italiana, assolutamente. Grazie. Intervento Lisa di Iosa. Allora, ciao a tutti, sono Lisa di Iosa, posizione studentessa alternativa. Allora, è chiaro che quello che è successo è gravissimo, quindi non mi concentrerò molto sulla vicenda nello specifico, perché l'hanno fatto precedentemente di me meglio. Però è evidente che siamo davanti all'esempio plastico che la bella favola dell'Occidente, patria della democrazia, è appunto solo una favola, perché uno Stato che arresta e detiene e poi alla casa un cittadino, guarda caso è dato palestinese, privando dei suoi diritti umani, quindi senza permettergli di avere contatti con la propria famiglia, con un avvocato, come si diceva prima, per ben 15 giorni, senza una cosa normale. Scusate, ma a me più che una democrazia sembra molto quella. E questa è Israele, è quell'Israele che viene tanto difesa dall'Occidente e che è infatti il suo primo alleato. Questa è la prova che il nostro nemico non dobbiamo andare a cercare chissà dove lontano, ma ce l'abbiamo in casa. E il nostro dovere di quanto giovani che lottano tutti i giorni per un'alternativa di sistema e di mondo è quello di combattere nelle scuole, nelle università, nelle piazze. Ed è il nostro compito far alzare una voce che sia una reale opposizione, che parte anche dagli studenti, anche rispetto a tutta la retorica dell'Occidente che ci viene contestata, in primis dagli studenti delle scuole, dove l'Israele ci viene presentata come uno Stato legittimo e democratico. È un esempio banale, ma un esempio la vicenda che è successa qualche anno fa a me e miei compagni, che è stato impedito di fare ancora il viaggio di sostegno della Palestina, e in seguito a quale abbiamo subito delle minacce e siamo stati appellati come giornalisti. Noi a tutto questo non ci stiamo, e rimandiamo alla lotta contro l'imperialismo, contro la NATO, contro le barbarie dell'Occidente e dei suoi alleati, e chiediamo unità per il popolo palestinese e chiediamo unità alla libertà per Khaled. Passo l'intervento di campo del laboratorio per il Valleone. Allora, salve, innanzitutto un messaggio di solidarietà per Francesca, perché quando arrivata questa notizia, una cosa più brutta appunto per tornare, non poteva arrivarci. E in base a quello che è stato detto, è stata ora porre in realtà una domanda rispetto proprio al comitato, perché qua si insiste molto sull'ingiustizia, però la cosa è legale,
da quelle parti la cosa, voglio dire, è perfettamente legale. E come diceva prima l'avvocato, in qualche modo poi dopo le difese e... chiedo scusa. Dicevo che un po' la difficoltà è stata enunciata, perché la cosa è legale, il profilo proprio perché possa avere successo questa indicazione di portarlo fuori il prima possibile, noi chiediamo effettivamente due cose, volevo chiedere. In realtà che possibilità ci sono anche statisticamente che questo non venga reiterato? Cioè effettivamente quante persone che sono state sottoposte a questo trattamento poi sono riuscite a uscire? Perché questo credo che sia un dato importante sul quale ragionare, perché di 6 mesi in 6 mesi passano gli anni e ci sono persone da quello che... E poi in qualche modo, io non sono un giurista, però in qualche modo vorrei chiedere, no? Io ho la distinzione per cui il giuridico, il penale, quando appunto va in galera, il punto amministrativo, non prevede la galera. Allora chiederei forse anche di fare una riflessione di questo tipo, di smettere di assecondare la... questa puntata, se uno va, possa andare in galera, non può essere un reato amministrativo, non si può andare in galera da un punto di vista amministrativo, perché se no si confondono troppo le acque. Allora in questo senso chiedo, non so se può essere utile anche per il comitato una riflessione di questo tipo, perché poi non si tratta di, come giustamente dicevano altri compagni, di stato detto precisamente, un profilo molto basso, questo comitato chiede un profilo molto basso, chi vuole fare diversamente si organizzi, non in questa sede, e quindi io come dire qui intervengo personalmente come Riccardo, per anche difficoltà, perché come organizzazione, come dire, mi taccio, io come organizzazione rispetto a questo accolgo l'invito, mi taccio, perché non si tratta di riproporre filippiche che già conosciamo. Si tratta di mantenere un profilo basso e allora mi chiedo appunto, ma in realtà quante persone escono dopo quando si esce? Perché in quest'ottica è chiaro che fino a che non hanno la certezza di poter condannare possono tenere in galera reiterando la richiesta, per cui smettono di reiterare la richiesta quando si sono stancati di aver più prigioniero. Allora vorrei sapere un po' di questi dati per capire effettivamente quanto lunga sarà questa battaglia. Grazie. Grazie. Progetteremo un'email a chi scrive e dove prendere tutte quante le disponibilità e il pagamento. E prego anche chi è fuori di abbassare la voce perché così ancora che diciamo, siamo meno dentro. Allora, solo su una questione secondo me, se fate parte di un'organizzazione che partecipa tramite la mail, evitate di mandarla sicuramente, se no può essere una cosa. Ovviamente se sei parte di un'organizzazione che di me, da parte di una cosa parte, si continua. E allora, prima di intervento, chiudiamo. Questo intervento di Jacopo Galati e Fabio. Grazie, ciao a tutte e tutti. Tutto io sono Jacopo della Casa del Popolo di Casa Bruciato e di Potere al Popolo. Insomma, io sono molto emozionato perché non sono solito parlare in pubblico, ma oggi sono veramente arrabbiato perché ho amici che sono nella stessa situazione di Khaled e aspettiamo settimana in settimana le udienze, vengono rimandati e da mesi e mesi sono in detenzione amministrativa. Quindi come Potere al Popolo insomma, ci uniamo alla solidarietà al comitato e faremo tutto quello che possiamo per dare una mano dal punto di vista materiale, dal punto di vista della comunicazione, per fare questione mediatica e politica, in modo che Khaled sia riportato in Italia il prima possibile e sia acceso un faro sulla questione dei prigionieri palestinesi. Anche perché in questo momento spero di non ripetere cose già dette. Tengrire, il Ministero della Difesa, chiamano così, israeliano, sta per fare passare una riforma estremamente repressiva dove vengono diminuiti i diritti dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi in carcere, con diminuzioni
dei permessi dei familiari, del cibo, dello svago. E la riforma è stata bloccata da una lotta che i prigionieri palestinesi stanno portando avanti. Queste sono le carceri israeliane, un po' orribili, che stanno per diventare ancora più orribili. Quindi la nostra lotta, la nostra azione deve essere efficace, deve essere veloce, dobbiamo essere tutti e tutti uniti e unite in questa battaglia per avere Vesto, Caleb libero e una Palestina libera. Grazie a tutti e tutti. Un intervento liberato e era stato comunque interventi per una Io sono Renato, non appartengo a nessun movimento, ho sentito questa notizia di rispetto personale, sono un sostenitore di Amnesty, ma si sono tutti i due che però appunto l'essenziale per questa vicenda che io sono rimasto sorpreso quando l'ho preso. Sono libero cittadino e spero sempre che in questo mio paese non accadano mai cose del genere. Ci potrebbe essere una situazione, noi siamo più forti del rischio che non può avanzare. Ah, più vicino, perfetto. Non faccio un discorso politico, però mi ha sorpreso quando l'avvocato mi ha detto che bisogna fare una pressione sulle istituzioni. Come sulle istituzioni? Per fare una dichiarazione di Calenda bisogna rivolgersi pregando alle istituzioni come questa normale, che è un'istituzione della società italiana, arrestata in questo modo criminale, debbano essere arrestate. Però io farei una proposta e concludo. Facciamo una petizione a quella persona oggi che parte delle istituzioni perché la Liliana segreta. La quale nel giorno della memoria chiama tutti i cittadini italiani nel ricordo della memoria e tutti ci purtroppo ci costernati quanti stati caduti, facciamo la petizione che intervenga lei presso il governo israeliano perché prenda in considerazione questa vicenda in maniera immediata. Vediamo questa figura istituzionale cosa dovrà dire rispetto a quanto lei chiede a noi di poter, diciamo, pensare di ciò che è accaduto nel passato. Grazie a tutti. Questo è l'intervento di Barbara.re, Associazione Generale Cultura e Libertà. Sono Barbara dell'Associazione Cultura e Libertà di solidarietà e amicizia con il popolo palestinese, una piccola associazione che fa tante attività con i territori, sia della Cisgiordania che di Gaza, e naturalmente vogliamo dare la nostra visione al comitato e partecipare a tutte le iniziative. E io però volevo fare una domanda e speriamo che mi rispondete. No, volevo fare una domanda rispetto ai rapporti avuti o non avuti con la Farnesina e con il console, cioè voglio capire le nostre istituzioni come sono state coinvolte, che cosa hanno fatto, cosa hanno messo in fare e poi visto che la Francesca vogliamo anche mandare una profonda solidarietà per la sua forza, il coraggio suo, vicino al fratello, perché quando si è direttamente interessati come persone non è la stessa cosa, è difficile stare con noi e sostenerci mentre noi dobbiamo sostenere voi. Un abbraccio a tutti voi. Quali contatti con la Palestina, i diretti al momento non ce ne sono, so che attraverso che comunque si stanno muovendo, mentre per quel che riguarda i contatti con il consolato, abbiamo i contatti con il console di Tel Aviv perché... Come? No, console di Tel Aviv, ho chiesto anche perché nella
nel mio contatto con il console di Tel Aviv rispetto a quello in Gerusalemme, mi ha detto che è stato una zona di pertinenza israeliana per cui farebbe capo a Tel Aviv. Non mi è molto chiara questa cosa, quindi non mi addentro ulteriormente nella questione. E comunque sì, i contatti con il console sono abbastanza frequenti e ogni qualvolta c'è una qualche comunicazione della famiglia, qualche richiesta di informazioni, insomma ci sono sempre. Chiaro che ad oggi sono state solo due le visite al console e al consolato di Tel Aviv sono state concesse per vedere e verificare lo stato di salute generale. Adesso non so quando sarà prevista la prossima, comunque immagino che dal consolato anche insomma, ci sia una continua richiesta da avere la terza visita, perlomeno me lo auguro. Il suo intervento di Mauro Castigliano. Sì, salve a tutti e a tutti. Semplicemente qui per dare un abbraccio a Francesca alla famiglia per dire che noi ci siamo perché se siamo tanti qui c'è un motivo, insomma quello che avvenuto a Cale avviene tutti i giorni sicuramente in Palestina, ma se ci siamo ritrovati qua perché è qualcuno di noi, perché giovani e palestinesi, perché io l'ho conosciuto così anni fa come quindi militante in quanto palestinese e come studente di questa università, come abitante del territorio, quello che di Roma Est, del quinto municipio, e proprio come comunità di resistenza di quel territorio vogliamo dire che ci siamo insomma rispetto a tutto quello che verrà messo in piedi dal comitato che si sta formando. E ci siamo anche rispetto ai prossimi passaggi, perché la prossima settimana con Caleb e gli altri compagni del centro di documentazione Carafani dobbiamo stare nel centro sociale per una manifestazione che portiamo avanti da tempo insieme, che parte proprio dalla cultura, dal riprenderci insomma anche quello che è la cultura del cibo, altro atto di esproprio sionista, macinare chi e chi di cece, quello che abbiamo fatto per tanti anni, ma attraverso quella condivisione di un cibo fritto c'è la rivendicazione della liberazione del popolo palestinese e della Palestina. Lo faremo con Khaled anche quei giorni, lo faremo sul palco con i 99 cose il prossimo venerdì è la Vietta Rossa e saremo in piazza quando lo decideremo. Liberiamo Khaled. Salve, sono Andrea, compagno dei Castelli Romani. E Khaled è venuto spesso e volentieri dalle parti nostre con Francesca, quindi lo conosciamo piuttosto bene per il suo impegno e per la sua umanità che è da tutti riconosciuta, quindi non mi dilungo più di tanto, la situazione è stata sviscerata da tutti gli interventi precedenti. Qualsiasi iniziativa va bene, noi lavoreremo sul livello consueto che conosciamo, insomma, da compagni, da militanti, da sostenitori della questione palestinese da tanti e tanti anni, insomma, si fanno iniziative ai Castelli, anche con apposite associazioni nate apposta all'epoca. E quindi ci siamo per qualsiasi tipo di iniziativa, per quello che ci riguarda, quello facciamo noi e lo facciamo con lo stesso intento, con lo stesso spirito che hanno avuto tutti quelli che mi hanno preceduto, cioè di riportare Khaled quanto prima qua in Italia. Non solo in quanto cittadino italiano, è una cosa ulteriormente scandalosa quello che è successo, ma purtroppo ce ne sono 1200 che stanno in direzione amministrativa, come si diceva prima. E quindi la cosa ci ha colpito tantissimo, siamo venuti in tanti da qua dai Castelli Romani proprio perché lo conosciamo molto molto bene e non lo reclameremo solo qui a Roma, ma lo vorremmo abbracciare quanto prima, quando arriverà, perché prima o poi torna Khaled.
perché deve tornare, è la questione di tempo, è la questione di quanto ci impegniamo, è la questione di civiltà, è la questione politica, è la questione di rapporti di forza, diciamo, un avvocato. È vero che questa città esprime pochi scarsi rapporti di forza da qualche tempo a questa parte, però ci si può lavorare sopra con le varie iniziative già programmate, come è stato detto, con quelle che vorremmo fare, col comitato, fuori dal comitato, ciascuno con la propria associazione, ma Cale deve tornare qua il prima possibile, anche perché ci siamo noi che lo rivolgiamo, anche perché sosteniamo le sue idee, perché lui non sta lì per sbaglio, come ha scritto qualche giornalista cosiddetto ben informato, per non citare Repubblica e il gruppo Gelli. Non è un epicolo. Non è un epicolo, né tantomeno un terrorista, perché escono questi articoli. E allora se sono così ben informati questi gruppi editoriali così forti, c'è dicessero perché Israele rapisce le persone senza motivo e per 15 giorni stanno in carcere a subire una privazione della propria libertà personale, a subire interrogatori presumibilmente giornalieri, a non avere un avvocato. La questione è prettamente politica e si gioca sulla pelle di Cali. Questa cosa è inaccettabile. Noi ai Castelli faremo di tutto, tutto quello che possiamo. Tutto quello che possiamo. E vi invitiamo a unire le forze in tutte le circostanze. Però prima donna è meglio, c'è passato troppo tempo, 15 giorni da sono troppi, è inaccettabile. Non siamo andati sotto l'ambasciata, presumibilmente sarei compulsivo, ha detto qualcuno, non lo so che sono compulsivo, a meno che qualcuno che ci staccare di prigione come ce l'ha detto a tutti quanti. Non sarò grammaticamente corretto, non è un soffrimento, però non è possibile che sia permesso questo a uno Stato che si ritiene democratico come Israele, perché non è vero. Bisogna muoverci anche presumibilmente, diciamo noi, in quella direzione, perché fanno l'Italia come responsabili. Perché se sa che è stato liberato e si parla di Egitto come dittatura, non se, e non era manco cittadino italiano, non si capisce che c'è sta a far cale in quel campo di carcere e se lo spostano quel parco da Giovanato. Fuori Talent, chiudiamo fuori tutti quanti, ciascuno come meglio vede. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi è stata una risposta molto positiva per la riparazione di Fale, ma anche una risposta molto forte perché noi possiamo togliere l'immunità allo Stato israeliano, lo Stato nazifascista israeliano, perché se ricordiamo bene hanno sempre questa immunità che si sentono al di sopra di ogni legge. Hanno già ucciso, hanno già incarcerato persone che non sono solo palestinesi, ma anche cittadini statunitensi, cittadini anche europei. 20 anni fa o 21 anni fa hanno ucciso anche un fotografo italiano, ma lo Stato italiano non ha fatto nulla. Quello che voglio dire è che il nostro compito, con quel grande sforzo che abbiamo fatto oggi, che dovremo togliere questa immunità allo Stato israeliano, allo Stato nazifascista. Poi oggi l'anniversario della strage di Sabra Shatila, dove sono stati uccisi, massacrati in 2 giorni più di 3.500 palestinesi nei campi profughi di Sabra Shatila nel Libano. Non vogliamo che lo Stato israeliano continui a usufruire di questa immunità, che si sentano al di sopra di ogni legge. Il nostro compito, come cittadini, come liberi e pensatori, e viviamo in un paese democratico, costringere tutti i paesi a mettere lo Stato israeliano al suo posto, come stato dell'apartheid nazifascista che compie dei massacri, che incarcera persone ingiustamente. Grazie. Allora, nel ringraziarvi molto per aver chiamato l'attenzione.
informazioni che ci avete dato per gli interventi. Grazie tantissimo diciamo agli organizzatori del suo passare al microfono, ringrazio anche la Martina di nuovo, l'istituzione di Sapienza che ci ospita. Dall'altra moderazione poi c'è l'ultima presentazione, un saluto da parte di Francesca. Oggi sarà un'ottima assemblea, cioè, ci sarà una grandissima risposta ai studenti di tutto quanto l'Ateneo, di studenti e studentesse per tale. E questo qua dimostra che effettivamente è una questione che ha a cuore di tutti e di tutte, è una questione che porteremo avanti finché c'è bisogno di portarla avanti, speriamo il meno possibile, questa situazione si risolva in più felice dei modi. E si continuerà finché ce ne sarà bisogno, tutte quante le forze che possiamo metterci e che continuiamo a metterci in ogni caso. Perché è giusto così.